Daniel LaRusso si trasferisce con la madre dal New Jersey alla California. Qui conosce l'addetto alle manutenzioni del condominio, l'eccentrico Miyagi. A una festa sulla spiaggia, Daniel conosce Ali, cheerleader della scuola. Johnny Lawrence, ex ragazzo di Ali, è il miglior studente di un dojo di karate chiamato Cobra Kai. Questi cerca malamente di parlare con la ragazza, rompendo anche la sua radio, e quando Daniel prova a intervenire, viene facilmente sopraffatto e umiliato da Johnny. Ci saranno altri episodi di bullismo tra Daniel e gli allievi del Cobra Kai. Alla festa di Halloween il ragazzo cercherà di vendicarsi su Johnny, ma viene scoperto e inseguito dal gruppo di bulli. Quando viene bloccato, iniziano a picchiarlo, ma Miyagi interviene per salvarlo, battendo facilmente i bulli e dimostrando un'insospettabile abilità nel karate. Daniel chiede a Miyagi di insegnargli a combattere, ma lui rifiuta. Lo accompagna al dojo del Cobra Kai per risolvere il conflitto pacificamente. Ma il sensei John Kreese, un ex militare della guerra in Vietnam, insegna ai propri allievi a essere aggressivi e senza pietà nei confronti degli avversari. Egli respinge l'offerta di pace offertagli da Miyagi, chiedendo invece un incontro tra Daniel e gli altri studenti del Cobra Kai. Miyagi propone di far entrare il ragazzo nel torneo di karate Under 18, dove affronterà i membri del Cobra Kai, ma a patto che Daniel venga lasciato in pace. Miyagi inizia l'allenamento con metodi particolari, imponendogli diversi lavori umili e faticosi che sembrano non avere nulla a che fare con il karate. Daniel si arrabbia sempre di più, pensando che stia venendo sfruttato per fare faccende domestiche. Tuttavia, quando Miyagi attacca Daniel in una dimostrazione pratica, il ragazzo si difende grazie alla memoria muscolare dei lavori svolti. Durante gli allenamenti, Daniel scopre del lutto di Miyagi per la perdita della moglie e del figlio neonato, avvenuta mentre lui combatteva nella Seconda Guerra Mondiale. Attraverso gli insegnamenti del maestro, inoltre, il ragazzo impara importanti lezioni di vita, come la necessità dell'equilibrio personale, che si riflette nel principio secondo cui l'allenamento nelle arti marziali non riguarda tanto la disciplina del corpo, quanto quella dello spirito. Al torneo, Daniel raggiunge inaspettatamente le semifinali. Dopo aver sconfitto un avversario particolarmente bravo, Chris si preoccupa che il ragazzo possa arrivare in finale e sconfiggere Johnny. Pertanto, ordina a uno dei suoi allievi di procurare un infortunio a Daniel con un colpo scorretto al ginocchio. Daniel viene portato in uno spogliatoio dove convince Miyagi a usare una particolare tecnica di soppressione del dolore per poter continuare a combattere. Daniel così riesce a battere Johnny con il particolare colpo della gru che aveva visto precedentemente fare a Miyagi. Il ragazzo viene portato in trionfo da tutti, con Johnny che, in lacrime, accetta la vittoria dell'avversario e gli consegna il premio.